faccio vedere una cosa, faccio vedere un cammellone. Eccoli qua i cammelli, guarda che bel cammello. Allora qui c'era un cammellino piccolino, ancora più piccolino, sta là dietro. Cammellino, cammelletto, voilà. Cammello, questi sono piccolini, questi sono i cammellini, carini però, i cammellini, qui ci stanno i somari, qui c'è sta acciuga, qui c'è sta acciuga, Allegri, guarda Allegri, il somaro d'Allegri ci sta qua, ma io penso che lui è più intelligente d'Allegri, molto più intelligente. La conservazione, fumetto del burro maforero, e il burro significa somaro in spagnolo, burro, invece noi il burro ce lo mangiamo con la marmellata, no? Col panino, burro e marmellata. E allora andiamo a vedere gli stalloni, ora andiamo a vedere gli stalloni. Allora vogliono cavalcare il cammello, ma io preferisco cavalcare il cavallo, i cavalli. Che bel cavallo, è bello, eh? Belli i cavalli, il cavallo è un animale nobile, è un animale nobile il cavallo. Guarda che bello, bello proprio, bel cavallo. Poi qui ci stanno i tori, qui ci stanno le capre, qui reparto Allegri è finito, reparto Allegri, qui ci stanno le caprette, montone, caprette, le caprette che belle, Hai capito? Allora ragazzi, mangiare la carne di capra qua non è come mangiare le capre nostre che sei nei cieli, le capre quelle italiane, perché qui mangiano proprio secco e la carne di capra non puzza quando la mangi, anzi fa un buon odore. Poi ci stanno le pecore pure, le pecorine, quante pecorine volete? Ok, allora Vieni. Vieni. Belle comunque le caprette. Le caprette ti fanno ciao. È un po'. Ah, ma vi faccio vedere una cosa. Ora vi faccio vedere una cosa. Ora arriviamo. Allora, qui stanno i polli. Ci piacciono i polli. La bacchia e le. Queste sono tutte razze dei polli. Vedete le razze dei polli. Là c'erano i cani, razza dei cani. Guardate che bello sto pollo, guarda che bei colori che c'ho. Cioè, guarda che bello. Ha capito come? Mica bau bau, micio. Poi ci stanno, vedete questa razza qui, guardate che bello questo. Ah, questo è fantastico, guardate che bello. Mamma mia. Belli proprio. Questo è un bergallo. Bello, questa è una gallina, gallo, porelli, però da una parte mi fanno pena chiusi così in gabbia, vabbè è in esposizione, poi tornano liberi nei loro cosi. Qui hanno fatto un ovo, questo se lo mangiamo dopo, guarda pure questo, però quando stavo dentro le gabbie così vedete come gli si fa la coda, gli sbatte sui ferri e si rovina, porelli. Poi qui ci stanno i caproni, stanno i grandi caproni. Ciao capretta, poveri, fanno pena per vederli così, purtroppo sono sacrificati. Qui diciamo che sono 3 giorni, venerdì, sabato e domenica dura questa cosa, questa come si chiama, dura 3 giorni. Diciamo per 3 giorni stanno messi così e purtroppo c'è la fiera per quelli che di coglioni, mangiatevi i coglioni dalla capra del caprone, li tengono legati stretti nel senso vicini, giusto che possano mangiare, porelli,
che sennò se bizzarriscono. Ammazza che belle palle che c'hanno, eh. Belli coglioni che c'hanno, eh. Dovrebbero essere come le palle del toro, se mangiano pure. Se mangiano pure le palle del toro, le palle della capra se mangeranno pure sicuramente. Questo viene fatto ogni anno, si chiama la fiera, qui a Forteventura, è bel caprone, bello. Porelli, mi fanno una pena, porelli, mamma mia. Purtroppo è un sacrificio che devono avere per pochi giorni. Qui ci stanno i tori, reparto tori. L'ultima volta che sono venuto qua era prima della pandemia, l'ultima volta che sono venuto. Mi ricordo c'era un toro che era mostruoso, era proprio grandissimo, un toro, un bestione della Madonna. Ma non lo so perché si è accucciato, forse era tipo uno come questo, ma ancora più grosso era. Pesava oltre una tonnellata, una cosa, era argarrese, sarà stato 2 metri argarrese. Cioè un toro, un mostro era, non era un toro. E niente, comunque ragazzi, ci stiamo facendo questa passeggiata qua. Come ho detto, ogni anno ci stanno, poi ci stanno altri stand, altre cose, un sacco di roba c'è. Lo facciamo reparto per reparto. Ok? Comunque ragazzi, ci vediamo più là.